Amici e amiche di Radio Speranza in Blu, la radio della Chiesa Diocesana di Pescara Penne, bentrovati da Massimiliano Spiriticchio in studio, da tutti noi di Radio Speranza, bentrovati qui sempre dalla parte dei cittadini, la rubrica a cura della CISL Abruzzo Molise, nella quale oggi parliamo della legge di stabilità che sta venendo varata, diciamo così, a livello nazionale, ma anche della legge di bilancio che, alla quale si sta lavorando alla Regione Abruzzo. Tutto questo lo facciamo in compagnia del segretario generale della CISL Abruzzo Molise, Giovanni Notaro, che è in collegamento con noi e che salutiamo. Benvenuto. Buongiorno e saluto tutti i radioascoltatori di Radio Speranza. Buona giornata a tutti. Ecco, Notaro, mentre gli altri sindacati, insomma, in particolare la CGIL, hanno scelto la strada dello sciopero generale, la CISL ieri ha avuto un importante incontro, in questi giorni ha avuto un importante incontro nazionale a Roma e ha scelto la strada del dialogo. Cosa vi ha portato ad incanalarvi su questa direzione? Noi abbiamo espresso un giudizio articolato sulla manovra perché riteniamo che il sindacato debba entrare nel merito delle partite se vuole porsi l'obiettivo principe, che è quello della rappresentanza dei propri associati, e quindi stare nei luoghi dove si può incidere, non nei luoghi dove si può solo contestare. Intanto noi non abbiamo scelto quella strada per una ragione molto semplice. In questa legge di bilancio ci sono delle misure che sono state richieste dal sindacato, da quello unitario, e che abbiamo ottenuto, come ad esempio l'innalzamento della soglia ISE da 12.000 a 15.000 euro per gli sconti in bolletta, come per le famiglie, dove sono stati migliorati i congedi parentali ed è stato potenziato l'assegno unico maggiorato del 50% per le famiglie con nuclei numerosi. Sul tema lavoro si è inciso inserendo 6.000 euro perché per chi assume giovani e donne sotto i 36 anni. Sul tema dei consumi è stata rimodulata l'IVA sugli acquisti per i beni essenziali. Sul fisco c'è stato un intervento in tema lavoro sul cuneo fiscale che va a incidere per i redditi fino a 20.000 euro. Sulla contrattazione abbiamo ottenuto che la detassazione sugli accordi di produttività passa la cedolare secca dal 10 al 5%. Sulle pensioni è stato scongiurato lo scalone della Fornero, sono stati confermati degli anticipi come opzione donna, come l'APE social e come quota 103. È chiaro che quando noi diciamo e parliamo di giudizio articolato, ci sono delle cose che non ci piacciono, che non ci convincono, però se noi tutti ricordiamo, la proclamazione dello sciopero è avvenuta a inizio mese, quando dopo nostre osservazioni, perché riconoscevamo queste misure, come riconoscevamo anche l'intervento, perché dobbiamo ricordare che questa manovra, che vale 31 miliardi, ne ha 21 per il sostegno contro il caro energia. Allora noi abbiamo detto subito nella prima fase che non si può essere ipocriti, perché il 1° maggio dalla piazza di Assisi noi lanciavamo il grido di allarme nei confronti del governo Draghi, temendo che si potessero sospendere gli aiuti per il contrasto al caro energia. Invece abbiamo apprezzato questo con favore. Poi c'era il tema del tavolo convocato per il giorno 7. E l'altra questione che riguarda il nostro giudizio articolato è che noi abbiamo detto quali sono le misure che non ci piacciono, a partire da opzione donna, perché da un lato è importante che sia stato confermato l'anticipo, ma è ovvio che non si può accettare che ci sia una penalizzazione di una misura di anticipo pensionistico che già non premia le donne, ma non può essere una penalizzazione il fatto di non aver avuto figli rispetto anche a chi non ha potuto avere figli. Quindi noi abbiamo chiesto con forza che questa misura venisse cambiata. Noi abbiamo detto che non va bene fare un ragionamento di tassa piatta, perché noi riteniamo che si debba andare verso una riforma
più complessiva del fisco, che metta tutti alla pari. Noi abbiamo detto che non va bene quello che può riguardare sul cuneo fiscale rispetto ai redditi e chiediamo che venga esteso maggiormente perché noi abbiamo la fascia grossa dei nostri lavoratori che come redditi sono al di sopra dei 20.000 euro, non parliamo di persone ricche, quindi chiediamo di portarla a 30. Poi abbiamo apprezzato che ci sia stato finalmente un intervento a favore delle pensioni per la rivalutazione delle pensioni 4 volte il minimo, perché dobbiamo ricordare a tutti che quello che riguarda i nostri pensionati, la rivalutazione è l'unico elemento contrattuale, non ci sono altre misure. Quindi se noi registriamo che c'è un'inflazione, se noi registriamo che ci sono stati aumenti imponenti rispetto alle famiglie, rispetto alle persone più deboli, allora dobbiamo anche riconoscere quando ci sono misure, ma altrettanto dobbiamo dire che bisogna rivalutare anche le pensioni che possono arrivare a 7-8 volte il minimo, dove ci sono pensioni da 1.500-1.600. Quindi noi, fatto queste valutazioni, avendo ottenuto disponibilità dal governo Meloni il giorno 7, stiamo continuando a lavorare ogni giorno con i gruppi parlamentari, perché la legge di bilancio si approva in Parlamento e noi abbiamo le persone che ci rappresentano, che in molti casi stanno prendendo i nostri spunti, quindi chiedendo emendamenti rispetto alle proposte che noi abbiamo chiesto. Ecco perché noi non possiamo dire, a meno che non si è in malafede, che questo governo insediato da poco, al di là del rispetto che può avere chi lo ha votato rispetto a chi non l'ha votato, però non gli si possono imputare problematiche che noi chiediamo da tempo, con delle riforme strutturali e che non sono arrivate per anni. Non possiamo sottovalutare che noi con questo governo abbiamo già avuto 4 confronti e avevamo posto delle questioni che, come vi ho appena detto, hanno accolto. Questo è un merito che noi dobbiamo riconoscere, però non dobbiamo fare sconti sulle cose che non vanno ed è questo che stiamo facendo. Abbiamo ottenuto già un incontro perché abbiamo posto il tema della salute e sicurezza. Il 12 gennaio ci sarà un incontro. Il 19 di gennaio ci sarà il primo incontro per discutere sul tema delle pensioni. Abbiamo avuto rassicurazioni che entro gennaio si attiveranno i tavoli per il lavoro, per le politiche industriali. Insomma, il ruolo del sindacato è quello di contrattare. Poi vedete come è successo anche l'anno scorso, cioè non si può giudicare iniquo e dire sempre che è tutto sbagliato. Noi dobbiamo avere la capacità di valutare, dobbiamo mettere in campo la competenza e anche la consapevolezza che ci sono oggi delle dinamiche, come la guerra che ha fatto incrementare la speculazione e quindi molti costi a carico di energie. Abbiamo aziende che sono ferme perché manca la materia prima, abbiamo lavoratori in difficoltà. Quando si chiede lo sciopero, è l'ultima spiaggia di un qualcosa che noi cerchiamo di ottenere. Lo sciopero significa sacrifici e purtroppo è anche triste registrare che poi la gente, perché noi stiamo parlando ogni giorno con la gente sta capendo la nostra linea, che non è divisiva. Noi siamo per la coesione nella società e per fare coesione bisogna avere anche il coraggio di dire ciò che va bene rispetto a ciò che non va bene. Questo deve essere il ruolo del sindacato e lottare fino alla fine, fino a quando il tavolo è aperto, fino a quando le speranze ci sono per ottenere qualcosa. Ma dall'altra parte anche la consapevolezza che non è che tutto quello che noi chiediamo, come la riforma del fisco, come fare in modo che ci sia una legge per la non autosufficienza, rilevare che servono politiche attive sul lavoro, registrare che ci vuole una nuova politica dei redditi, che vanno rinnovati tutti i contratti, che ci vuole la strategia industriale, perché abbiamo capito che non vanno le filiere. Noi continuiamo a dire attenzione perché ci sono risorse importanti che arrivano, però abbiamo il tema della sanità e molte risorse appostate oggi non andranno a risolvere i problemi perché anche nella sanità ci sono le strutture che stanno assorbendo un caro energia elevato.
Quindi noi lo avevamo detto e chiederemo al governo di attivarsi, di ripensare anche al MES. Noi oggi abbiamo bisogno di dotazioni finanziarie dedicate per portare a casa risultati strutturali. La legge finanziaria è un punto di partenza e per noi non c'è una bocciatura completa e questo lo ha registrato la società, lo stanno registrando tutti. Ecco, Notaro, a proposito di punti, uno dei punti critici, no, è quello del tetto all'utilizzo del contante e anche quello, diciamo così, del tetto all'utilizzo del bancomat. Su questi punti, da parte dell'Unione Europea, che comunque nella sostanza ha promosso questa legge di stabilità, sono arrivati dei rilievi. Voi sperate che quei rilievi adesso vengano accolti? Allora, noi intanto continuiamo a dire, perché la comunità europea ci ha fatto un rilievo importante bocciando sotto questo aspetto la finanziaria per quanto riguarda il tema del contrasto al lavoro nero, all'evasione e all'elusione fiscale. Noi riteniamo che vada rafforzata la lotta a quello che riguarda il lavoro nero, a quello che riguarda il recupero della mancata tassazione e qui bisogna intensificare perché la partita non può essere un semplice rilievo al tetto del contante, vanno comprese delle ragioni che sono anche in fondo poi nella realtà questa misura e che consistono in una sorta di speculazione che mettono in atto le banche, perché è chiaro che vanno compresi anche quegli esercizi commerciali che devono pagare a fronte di transazioni minime un costo che gli va a erodere il guadagno. Quindi, noi sappiamo perché gli italiani sanno industriarsi, come attivarsi quando c'è da andare verso il demanio ed essere cittadini onesti, che non può essere una piccola asticella che favorisce l'evasione. L'evasione ha un'accezione completamente diversa a tante sfaccettature e solo un contrasto vero, mettendo in campo misure appropriate, una lotta sistemica contro chiunque attua queste politiche nefaste, quindi mina quella che è la democrazia vera nel nostro paese, carica di spese i più deboli, carica di spese pensionati e lavoratori, perché laddove il prelievo è alla fonte, quindi viene preso prima, sicuramente si è cittadini onesti, non per volontà propria, ma perché lo Stato lì ha la leva per prendere quello che vuole chiedere. Quindi a volte si va in delle discussioni che non possono appassionarci perché il nostro tema è il lavoro e il nostro tema è il rispetto della legalità e noi quando vediamo che il lavoro non è pagato, questo non viene rilevato come evasione, ma noi invece continuiamo a dire anche ai datori di lavoro che per far partecipare al processo economico democratico del paese, devono rispettare e quindi rinnovare i contratti, devono assumere le persone, quindi rendere il lavoro di qualità e bisogna fare questa forte lotta al precariato, rendendo il lavoro, quello a tempo indeterminato, più vantaggioso e fare in modo che non ci sia l'abuso su temi come quello anche dei voucher che vogliono innalzare, che noi contrastiamo fortemente, perché aprirebbero nuovamente a forme speculative da parte di datori di lavoro che poi non manifestano tutta quella onestà, anche se apparentemente sembra che vivano nel mondo della legalità. Ecco, adesso noi facciamo una breve pausa musicale, dopodiché torneremo parlando anche di quello che succede invece nel nostro Abruzzo. Ai suonatori un po' sballati, ai balordi come me, a chi non sono mai piaciuta, a chi non ho incontrato e chissà mai perché. Ai dimenticati, ai playboy finiti, anche per me. A chi si guarda nello specchio da tempo, non si vede più. A chi non ha uno specchio e comunque non per questo non ce la fa più. A chi ha lavorato
a chi è stato troppo solo e va sempre più giù. La maniera e non l'ha trovata mai, ai politici da fiera, dedicato a chi ha paura e a chi sta nei guai, dedicato ai cattivi, che poi così cattivi non sono mai, per chi ti vuole una volta sola e poi non ti cerca più, dedicato a chi capisce quando il gioco finisce, non si butta giù ai miei pensieri, a come ero ieri, anche per me. Wow! La grandissima voce di Loredana Bertè con la sua Dedicato ci introduce a questa seconda parte della nostra rubrica, dalla parte dei cittadini, ultimi minuti proprio della nostra rubrica. Giovanni Notaro, segretario generale della CISL Abruzzo Molise, che dedichiamo al nostro Abruzzo, perché abbiamo parlato finora della legge di stabilità nazionale, ma c'è anche in discussione al Consiglio regionale la legge di bilancio abruzzese. Le chiedo, troppi contributi a pioggia, cosa c'è di positivo, cosa c'è di critico invece in questa normativa di cui si sta discutendo? Allora, intanto c'è da fare una precisazione, la legge di bilancio regionale non ha ormai in tutte le regioni, tranne quelle del nord, non ci sono più delle capienze importanti per gestire delle partite diverse, per cui è ovvio che quando noi chiediamo che la regione abbia capacità anche di saper destinare bene le risorse, in molti casi come quello a cui lei si riferisce con i finanziamenti a pioggia, non si parla di risorse di bilancio regionale proprio, perché su quelle c'è l'esercizio ordinario dell'amministrazione che a volte non basta. Si tratta invece dell'utilizzo di tutte le misure, delle dotazioni finanziarie a disposizione, dove noi chiediamo una capacità, noi chiediamo lì due cose sostanzialmente. La prima è che si vada ad impattare su investimenti che possono dare uno slancio al sistema produttivo, migliorando le infrastrutture e rendendo il nostro territorio appetibile per gli investimenti, perché per uscire fuori da una situazione economica complicata la via è sempre il lavoro, quindi ridare il lavoro, occupare le persone e generare ricchezza che poi si riproduce all'interno dell'economia dei nostri territori e delle nostre regioni. La seconda è che ci sia una capacità di spesa che velocizzi la spesa stessa, e questo è quello che noi chiediamo anche oggi, avendo a disposizione il PNRR e le altre misure. Su questo noi siamo impegnati con la regione attraverso i tavoli messi in campo, dove portiamo le nostre idee, le nostre proposte, e tra le nostre critiche c'è stata anche quella è anche un tema che noi abbiamo contestato a livello nazionale, perché in molti casi alcune risorse sono destinate direttamente ai comuni, dove magari c'è il rischio che l'investimento, seppur importante, perché ogni investimento infrastrutturale genera economia, ma noi temiamo che non sia d'impatto successivamente. Invece vogliamo valorizzare una cosa che noi abbiamo fatto insieme alle altre associazioni, anche quelle datoriali. Noi in questa fase delicata avevamo richiesto direttamente al presidente Marsilio un segnale anche da parte della regione del bilancio sul tema del contrasto al caro energia, al caro bollette. E se tutti ricordiamo, nella prima istanza il presidente stesso ci richiamava nel dire che ciò non era possibile. Noi avevamo anche indicato dove attingere le risorse rispetto a determinati risparmi. E avete avuto segnali positivi ultimamente, quindi? Sì,
Sì, e all'epoca ci venne risposto circa un mese fa che ciò non avrebbe giovato a nessuno perché si parlava di piccole risorse. Noi anche lì replicammo dicendo che a volte i segnali sono importanti e giudicare piccole risorse non è un segnale ottimo perché in alcuni casi quando si va a intervenire nei confronti di fasce deboli anche alcuni euro possono essere importanti. Quindi abbiamo apprezzato quando la regione dal proprio bilancio ha messo in campo 5 milioni di euro da destinare alle famiglie. È ovvio che non Ecco. sono problemi risolutivi, come non saranno risolutivi 21 miliardi, perché voglio ricordare e precisare che basteranno solo fino al 31 marzo. Quindi Segretario, purtroppo dobbiamo chiudere perché ahinoi questo argomento ci appassiona talmente tanto che insomma il tempo passa e non ce ne rendiamo conto neanche noi stessi. Le strappo una promessa, quella di tornare nelle prossime settimane, ospite nostro, proprio ad approfondire questi argomenti. quando volete, sicuramente ci saranno anche ulteriori elementi di novità perché si dovrà partire anche in maniera più ferma e decisa su quello che riguarda la messa a terra dei progetti sul PNRR e le altre misure. Quindi probabilmente potremo dare anche degli aggiornamenti più E puntuali. allora aspettiamo fiduciosi questi aggiornamenti. Per ora da Massimiliano Spiriticchio e da tutti noi. Certo. Posso cogliere l'occasione per fare gli auguri di un Certo, Santo Natale a tutte le famiglie, con l'auspicio che possiamo insieme ripartire nel 2023. L'augurio migliore è che ci sia la pace verso un popolo vicino a noi e quindi del conflitto dell'Ucraina e fare in modo che si possa ripartire in un modo giusto verso un mondo auspicato sicuramente migliore. a questi auguri ci uniamo anche noi, grazie per averci seguito, sempre qui dalla parte dei cittadini. A risentirci.